Novembre, un mese molto triste perché nella storia ha significato tanti eventi di cronaca. Quello che più mi rimase impresso fu il 2 novembre 1975, l'uccisione di Pierpaolo Pasolini. Vi dico di ricordarvi questo episodio perché ho visto delle sembianze, similitudini con un fatto di cronaca successo da poco. Ricordate, Pasolini si credette che fu ucciso soltanto da Pelosi, però in realtà successivamente uscirono delle piste molto particolari che portarono a pensare che la vicenda Pasolini avesse più personaggi coinvolti. Oggi vi dico, ricordatevi questo evento perché a breve probabilmente avremo la stessa evoluzione in un altro caso. Barone Vassallo, siamo al 24 novembre 2023. Buonasera a tutti. Voglio dirvi una cosa importante, molto importante. Chi come me in questo periodo purtroppo deve far visita a dei parenti in ospedale sa quale difficoltà si trova ad andare in ospedale in questo momento. Si inizia con il sacro feticcio, si continua col sacro Tampax e naturalmente chi sta dentro non voglio neanche dirvi le schifezze che fanno. In questo momento in cui chi è ammalato da 3 anni a questa parte, da quasi 4 anni a questa parte, è veramente sottoposto alle peggiori angherie da parte di questi personaggi che si ritengono Dio in terra. Voglio parlarvi dell'associazione Fortitudo. L'associazione Fortitudo si occupa di difendere i diritti di chi purtroppo non può farseli difendere da solo. Voglio farvi sentire questo video perché è davvero duro e davvero importante perché tutti dobbiamo denunciare queste prepotenze, queste arroganze, questi abbattimenti della Costituzione, dei diritti della Costituzione, che non possono più trovare terreno fertile in questa nazione. Scusate. Ospedale di Cremona, sto entrando perché stanotte, stamattina alle 2, un signore malato oncologico ha mandato un messaggio sotto, ha fatto un commento, è qui, dovrebbe essere trasportato per fare una riabilitazione perché ha fatto un'operazione alle gambe e non lo vogliono trasportare. Lo mandano fuori dall'ospedale, non lo mandano nella struttura di riabilitazione perché si rifiuta di fare il tampone anti-Covid-19. Vergogna! Pietro. Buongiorno, è la Fondazione Aragona? Sì, sono Piccinelli, sono il presidente del Comitato Fortitudo. Ho bisogno di parlare con un responsabile della struttura, la direzione sanitaria. Sono il presidente del Comitato Fortitudo. Grazie. Ah, salve, dottoressa, Sentite già sono appena l'arroganza. stata in ospedale qui a Cremona in oncologia per il signor Rubes che dovrebbe da oggi essere trasferito da voi per Sono il fare. direttore sanitario, vabbè, non conosco tutte le circostanze dell'ospedale, mi dica. Sì, dovrebbe essere trasferito da voi, adesso è in regime di isolamento nell'oncologia perché gli hanno fatto un tampone Sì, ce rettale l'ho presente, sono venuto in mente, sì. e gli hanno trovato questo batterio, però voi per farlo accedere alla vostra struttura volete un tampone Covid-19. Allora, dato che lui si sta rifiutando di farlo,
Mi dispiace, ma abbiamo proprio la direttiva della regione. No, beh, io devo presentare, no, devo avere il tampone. No, lo sa che fate attenzione. È una circolare del Ministero di Schillaci che non ha nessun valore di legge. Non mi interessa, non mi interessa. Ah no, le dovrebbe interessare. Non avere il tampone, perché se do il consenso, cioè hanno tutti il tampone, non vedo come. Ma per cosa? Dopo 4 anni? Pagliacci. No, io sto alle direttive della regione. Ma ho capito, ma le sto dicendo che è un atto amministrativo. Sopra l'atto amministrativo c'è la Costituzione. Eh no, non è che le interessa, perché poi cominciano ad arrivare le denunce per omissione di soccorso. È un paziente fragile, che è violenza fare. Privata, c'è tutto. Direttive. Ma lei non si può attenere a una direttiva che non ha forza di legge, mi scusi. No, io è una direttiva della regione, io rispondo alla regione, la regione mi paga le esigenze e tutto quanto, io rispondo. Ah, ecco il perché. Si tratta di un discorso di cosa? Dopo 4 anni. Per me ciò che viene dettato, ci vuole un pochettino di risposta, di no, guardi, non mi tiri ancora fuori queste cose qua, per cui guardi. No, è lei che me le sta tirando fuori a distanza di 4 anni. Io seguo le direttive. Io provate in altre strutture, non siamo essenziali. Allora questo signore non lo curiamo, lei mi sta dicendo. Io lei mi sta dicendo che non curiamo questo signore. Lei mi sta dicendo che non curiamo questo signore. No, beh, provate altre strutture, magari forse sono più lungimiranti di quanto siamo noi. Ma non è questione di lungimiranza. È una presa di posizione, cioè. Ma non è una presa di posizione, è un. Ma lei chi sarebbe, scusi, lei chi è? Sono Grazia Piccinelli. Chi è lei? Sono Grazia, glielo sto dicendo. No, voglio sapere con chi sto parlando. Ma glielo sto dicendo, sono Grazia Piccinelli e sono il presidente del Comitato Fortitudo. E cos'è questo comitato? È un comitato che si sta battendo contro questa dittatura sanitaria. Ah, ok. Ma senta la regione cosa dice? Non... Ma io non devo sentire la regione, lo so già cosa dice. Io il 15 ottobre vado da Schillaci. A chi sta più in alto per avere riconosciuti i vostri diritti. Ma sono diritti alle cure che abbiamo a prescindere da un tampone. Si chiama, scusi, Piccinelli. Maria Grazia Piccinelli. Sono il presidente del Comitato Fortitudo. Abbiamo dei legali. Voi per un tampone lo sapete che dovreste fargli firmare un consenso informato e non lo fate. È un trattamento sanitario. Deve farlo prima di entrare qua. Ma non potete imporre un trattamento sanitario obbligatorio per l'articolo 32 della Costituzione, lo capite? È un illecito. È un illecito. Sentite? La regione lascia a discrezione dei vari direttori sanitari. Quante volte mi sono trovata a fare questi discorsi con i vari comitati? Cioè, non dice, per me quello che mi viene detto di fare lo devo fare. Obbedisco agli ordini. No, non è una legge. Voi avete sempre detto che anche la vaccinazione non era legale, dai. Certo, ma è vero. Perché la vaccinazione, la vaccinazione secondo lei lasciare a casa uno dal lavoro? Che faccia un tampone, cazzo! Ma non è tanta richiesta, se vuole essere. Scusi, lei ha detto cazzo, Ci sono dei pazienti. Lei ha detto cazzo. Sicurezza che entrino senza tampone. Mi scusi, lei ha detto cazzo. Ha detto cazzo. Rubens? Capito? Allora, in questo momento ditemi voi, cioè veramente siamo alla pazzia più totale, cioè veramente io faccio fatica a mantenere le parole, faccio fatica a mantenere la calma perché le ho vissute, le sto vivendo sulla mia pelle, non si può andare in un ospedale senza sacro feticcio, non si può fare un'operazione anche importantissima senza Tampax. Ma siamo alle follie. Io dico a tutti: denunciate a norma di legge queste omissioni di soccorso, perché non se ne può
più, hanno stancato. Se la devono piantare, deve tornare la legge, deve tornare la Costituzione, devono tornare le discipline reali di questo Stato. È una cosa veramente allucinante, allucinante. Guardate, io sono veramente furibondo per questa situazione. Comitato Fortitudo, Maria Grazia Piccinelli. Ragazzi, ci vediamo domani. Ciao a tutti.